Per acquistare crediti FIFA 16 ti consiglio EG Vault, il sito con la consegna più veloce al mondo. Non ci credi? Acquista e vedrai, i prezzi sono ottimi. Basta l'iscrizione per il link e il codice sconto del 6%. Hi guys, sono Foolish e bentornati sul nuovo... Sì, va bene. Sto dicendo sul mio canale... Aspetta che bevo. Hi guys, sono Foolish e bentornati in un nuovo video. Siamo ancora una volta qui con il green, ancora una volta qui in un video del Fantacalcio. Siamo carichi, ho ancora la maglietta dell'Islanda, è tutto il giorno che sto registrando, è diventata la seconda pelle. A pranzo un panino al volo e adesso? E adesso non ci vedo più dalla barba. Perfetto, ancora una volta io voglio sapere da voi qui sotto nei commenti se siete interessati a una serie durante tutto l'anno per quanto riguarda il mio fantacalcio, dato che comunque anche quest'anno ne faccio tre, mi hanno incastrato ancora una volta all'interno di tre fantacalci e forse un altro con i Brailes che stiamo cercando di organizzare, vedremo se riusciremo a farlo, quindi diventerebbero quattro. Fatemi sapere se volete una serie su tutti i miei scleri, su tutte le mie sfighe, su tutte le mie agonie, le mie paure, le mie paranoie. Allora ragazzi, io prima di iniziare questo video particolare, dato che iniziamo a entrare nel succulento dei centrocampisti e poi ci saranno gli attaccanti che troverete sul canale del Green, vorrei mettere le mani avanti un attimo, perché non l'abbiamo ancora detto all'interno di questi video, ma ragazzi, per quanto io e Nicola siamo comunque massimi esperti di fantacalcio in Italia, ai noi, come abbiamo già detto, è questo nel culo, e quindi tutto quello che diciamo sono solamente consigli dettati dalla nostra esperienza pluriannale, si può dire pluriannale, forse pluriennale, comunque va bene lo stesso, suona già meglio, non mi veniva il termine, e quindi possiamo sbagliare come possiamo dire una cosa giusta. Magari nel video degli attaccanti vi consigliamo Higuain perché ha fatto 36 gol l'anno scorso, è andato alla Juve che potrebbe vincere lo scudetto e farà magari 5 gol, ma noi non lo possiamo sapere, né io né Nicola, non siamo indovini, non abbiamo la sfera di cristallo, perché se no saremmo ricchi su una spiaggia in qualsiasi parte del mondo con il nostro drink in mano a non fare niente tutto il giorno grazie alle scommesse calcistiche. Sai che però potremmo provarci. Quindi okay, ragazzi, andiamo a parlare di quello che il primo anno, quindi è già il terzo anno ragazzi che vi porto questa rubrica su YouTube, sto diventando vecchio, sto diventando quasi un veterano come Nicola, vi dissi che per quanto mi riguardava era il reparto più importante in assoluto. Ok, diciamo che in questi anni ho un po' rivalutato la questione, ma non tanto perché ho visto che era sbagliata quell'idea, ma perché ovviamente cambia di anno in anno a seconda dei centrocampisti che verranno immessi all'interno delle liste. Esatto, esatto. Comunque sta di fatto che il centrocampo è molto importante. Certo, perché ti permette di giocare magari con quattro giocatori ultra offensivi, quattro giocatori che giocano praticamente in attacco, come potrebbero essere gli Aic e Iago Falche, che quest'anno sono stati inseriti nella lista centrocampisti della Gazzetta in un attimo di isteria, di follia pura. Esatto, oppure esatto, i vari Perotti, i vari Ricky Alvarez, mi vengono in mente questi nomi qui. Ilicic l'anno scorso per Fanta Gazzetta era inserito nei centrocampisti, Salah era inserito nei centrocampisti, non nella Gazzetta ma in Fanta Gazzetta, e questo vi faceva pensare quanti attaccanti potevate schierare a centrocampo oltre ai vostri attaccanti. Quindi esatto, qualcosa di pazzesco. Giustamente, come dicevi tu prima, attenzione perché di anno in anno, in base a come sono listati i giocatori, il centrocampo ha la sua importanza. A me viene in mente, per me che faccio il mantra e quindi la modalità del fantacalcio in cui i ruoli sono più definiti, abbiamo a centrocampo ad esempio il mediano, il centrocampista centrale, c'è il trequartista, c'è l'ala. Due anni fa il modulo 4-4-2 che permetteva di schierare due ali era veramente qualcosa di devastante se si erano presi i giocatori giusti. Anche l'anno scorso io con Papu Gomez e giocatori come Perisic o anche Candreva, anche se non ha fatto una grande stagione rispetto ai suoi standard l'anno scorso, li avevo comunque schierati dietro due attaccanti. E quindi il centrocampo bisogna veramente veramente saper scegliere i giocatori giusti. Certo, è molto meglio sicuramente investire in centrocampisti piuttosto che top player della difesa, quindi se vedete che i vari Gonzalo Rodriguez, i vari Alex Sandro stanno iniziando a costare prezzi spropositati con i quali potreste invece prendere un centrocampista di livello e soprattutto di qualità, senza rubare lo slogan al Green, perché i centrocampisti di qualità sono quelli che possono portare più bonus, quelli che battono gli angoli, quelli che battono punizioni, quelli che battono magari anche i rigori, perché no? Esatto, esatto, quindi mi raccomando. Poi, adesso, io faccio una piccola disamina, una piccola digressione su quello che è il mantra e poi tu parli del classico. Certo.
Mantra, che ha molti moduli, ha 11 moduli diversi, e in ogni modulo avete la possibilità di schierare tot giocatori per ruolo, quindi tot centrocampisti centrali, ci sono gli esterni, ci sono anche le ali su alcuni moduli, mi viene in mente il 4-4-2 o il 3-5-2 che quest'anno ha la possibilità di mettere un'ala al centrocampo, avete il mediano e quindi bisogna fare molta attenzione sulla rosa da costruire. Quindi per quanto riguarda il mantra, in fase d'asta potete fare due cose: o scegliete un giocatore sul quale volete puntare al massimo e in base al ruolo che ha questo giocatore poi costruite il resto della rosa, e quindi vedete se fare un 4-3-2-1, 4-2-3-1, quindi magari due centrocampisti e un trequartista oppure le ali eccetera, e quindi qui magari potete dire boh, quest'anno voglio puntare su Ilicic perché batte le punizioni, perché fa sempre bene, lui è trequartista, sapete che non potrete comprare gli esterni magari. Oppure l'altra maniera è quella di vedere in fase d'asta come vanno via i giocatori, se riuscite a portarne magari qualcuno di interessante a casa a una cifra diciamo modesta oppure non troppo elevata, in base a quello, in base a quelli che acquistate, poi vedete come giostrarvi durante l'anno il modulo e quindi cambiare qualcosa di più. Quindi o scegliete prima il modulo e dite cazzo voglio il trequartista che segna, voglio Saponara, voglio Ilicic, oppure dite voglio centrocampista, voglio Pjanic, e quindi sapete che potete fare una linea 4, una linea 3 senza il trequartista. Oppure dite cazzo quello sta uscendo a poco, me lo prendo, e poi in base a quello vi fate il resto della squadra. Io, per dire, ho un pallino in testa nel centrocampo, è sempre stato uno dei miei giocatori preferiti a livello di fantacalcio, che è Borja Valero, perché è un giocatore affidabilissimo, che è di qualità assoluta intanto, ed è uno che prende sempre 6.5, 7, ti fa l'assist e ti fa anche qualche gol. Quindi Borja, sì, Valero, l'unica stagione che non ha fatto benissimo è stato 2 anni fa, perché mi ricordo perché esatto, ce l'avevo esatto, però per il resto, e l'anno sempre... scorso decisi di non prenderlo per la prima volta, e quest'anno fece, ha fatto la sua miglior stagione, quindi quest'anno che viene proverò sicuramente a riprendere il mio pupillo. E poi voglio fare una piccola digressione, perché è curioso magari andare a vedere come si poteva andare a scegliere il criterio del centrocampista forte e dell'attaccante, che potrebbe essere una scommessa. Mi vengono in mente i casi Hamsik e Destro, per fare due nomi, che magari Hamsik era da qualche anno che non segnava più così tanto come ci aveva abituati, perché Benitez lo schierava dietro la punta e quindi veniva un attimo bistrattato, e invece Destro, che è un attaccante che ha sempre segnato tanto in carriera, veniva catapultato nella dimensione Bologna, poi va bene, l'infortunio ha contribuito a non fargli fare una stagione ai massimi livelli, ma penso molto probabilmente che Destro sia stato pagato molto più di Hamsik nelle scorse aste. Un altro esempio che mi viene in mente è Marchisio Pavoletti. Pavoletti che arrivava da solosamente 6 mesi buoni giocati al Genoa. Bomber pavoloso. Io lo adoro, non dando via Pavoletti avrei probabilmente vinto il campionato lo scorso anno, invece all'ultima asta di riparazione l'ho ceduto e quindi giustamente ho perso. Però Marchisio, che è sempre stato un giocatore, magari anche centrocampista della Juventus, titolare inamovibile del giro della nazionale italiana, invece Pavoletti, un giocatore che veniva da solamente 6 mesi buoni al Genoa, magari in molti di più avete speso per Marchisio rispetto a Pavoletti. E poi sappiamo tutti come è andato a finire. Quindi è bello vedere come i centrocampisti possono spesso incidere più di un attaccante, o comunque possono rovinarvi più di un attaccante che sta andato via poco e invece ha fatto molto. Sui centrocampisti bisogna veramente fare delle scelte. Secondo me dovete puntare comunque su un centrocampista top, perché non può mancare a una squadra che si rispetti veramente. E poi cercare di capire quale può essere il centrocampista che ti gioca, e non dico ti porta 10 gol, ma magari riesce a fartene 5-6. Ti fa qualche assist, mi viene in mente Brozovic l'anno scorso, quel bastardo che ha vinto il mio fantacalcio ha preso Brozovic a una pipa di tabacco e comunque gli ha fatto sempre bene. Infatti, quindi se devo lì... dire due squadre secondo me nella vita reale che possono vantare diversi centrocampisti succulenti, una è l'Inter e l'altra è il Napoli, perché nell'Inter ci ritroviamo comunque i tre dietro Icardi titolari, quindi Perisic, quindi Banega, quindi Candreva, quindi Brozovic all'evenienza, o addirittura Kondogbia, si può ripuntare su Kondogbia. Io l'anno scorso avevo Medel, ne sono stato soddisfatto, si è sempre pensato che Medel fosse un cagnaccio, un aggressore, un gattuso, e invece Medel portava spesso a casa dei buoni voti, certo qualche cartellino, ma ovviamente per la posizione in cui giocava doveva prenderli. Oppure nel Napoli mi vengono in mente i tre titolari dello scorso anno, quindi Jorginho, quindi Hamsik, quindi Allan, a cui si sono aggiunti Zielinski, che l'anno scorso ha fatto faville all'Empoli, e Giaccherini, che verrà probabilmente
probabilmente inserito nella lista dei centrocampisti, che a Bologna invece ha fatto il disastro. Quindi sono due squadre, l'Inter e Napoli, che secondo me hanno tantissimi centrocampisti di qualità da poter offrire. Ah sì, se poi decidete di puntare su qualcuno di questi, cercate magari di prenderne due della stessa squadra, esatto, in modo da sapere che quando uno non gioca, avete il sostituto, perché esatto, comunque sono squadre, soprattutto il Napoli, che giocano bene e portano punti. Eh sì, infatti spesso bisogna andare a costruire le squadre prendendo giocatori di squadre che comunque vincono, perché ovviamente se prendete un giocatore del Crotone farà meno punti rispetto a un giocatore della Juventus, a meno che non stiamo parlando di un difensore e di un attaccante. Poi sì, come detto prima, cercate sempre di puntare se ci sono due giocatori che hanno un nome importante, ad esempio, non so, facciamo magari un Pjanic contro anche un Banega che è arrivato all'Inter. Io vi direi puntate di più magari su Pjanic piuttosto che su Banega, perché Pjanic tira le punizioni. All'Inter le punizioni quest'anno dovrebbe tirarle, penso, Candreva, visto che è appena arrivato all'Inter, o al limite Brozovic, che è un altro che le tira abbastanza bene. Quindi cercate di fare queste valutazioni qua, perché i centrocampisti sono importanti, soprattutto anche gli altri che andate ad acquistare, quelli, diciamo, i tappabuchi, no? Le seconde linee. Cercate sempre di prendere giocatori di squadre magari da media classifica, che però sono designati a tirare punizioni, a tirare i calci d'angolo o anche battere i rigori. Per esempio Pjanic l'anno scorso, essendo centrocampista, battendo le punizioni e magari anche qualche rigore, è arrivato a 10 gol, cosa che Dzeko no, non ci è arrivato, e quindi esatto, era magari impossibile da pensare l'anno esatto scorso. Quindi Dzeko sarà andato via al doppio o al triplo di Pjanic, e invece a fine anno si è scoperto che il bosniaco da prendere è il numero 15. Pensando alla Roma, quest'anno c'è il grande ritorno di Strootman, che forse, probabilmente, visto che Totti non giocherà le partite da titolare, sarà lui il rigorista designato. Quindi Strootman è un giocatore sicuramente di assoluto valore. Con quella che si infortunia, eccetera, potrebbe andare via all'asta, non per molti crediti. Potrebbe facesse una buona stagione, potrebbe essere veramente una buona scommessa, perché secondo me potrebbe essere proprio il rigorista designato della Roma. Bene ragazzi, questi erano pressappoco i consigli che volevamo darvi per quanto riguardavano i centrocampisti, perché vi ripeto ancora una volta, oggi non vi dico nel 2016-2017 che il centrocampo è il reparto più importante, perché ci sono tantissimi attaccanti forti in questa stagione in Serie A, e credo che l'attacco sia il reparto fondamentale per eccellenza in questa stagione. Però devo dire che anche a livello di centrocampo ci sono dei bellissimi nomi, e come già detto Inter e Napoli ne hanno da offrire tantissimi. Centrocampo è quello che vi dà la sostanza, diciamo, è quello che vi dà la base di voti. Gli attaccanti vi fanno fare tanti punti, ma il centrocampo è quello che vi riempie poi il resto del punteggio di giornata. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi invito a mettere un pugno di pollice, iscrivervi al mio canale e a quello di Nicola qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video, magari sul fantacalcio, magari sul canale di Nicola, che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto. E qualità. E qualità.